qualsiasi giovane prima o poi comincerà a chiedersi qualcosa della propria vita. Che cosa farò? Dove vorrò investire tutte le mie energie? Dove andrò all'università? Qual è la mia più grande passione? E per inciso, chi ancora non se l'è chiesto, è bene che inizi a farlo. È normale che i ragazzi guardino con ammirazione i modelli che il mondo indica loro. Quel giocatore NBA è strepitoso, quel calciatore è fortissimo, quell'attrice è fichissima e così via. Oggi invece vorrei proporvi qualcuno che nella sua vita ha fatto delle scelte a dir poco sconvolgenti. Qualcuno che nasce senza niente e che con tanta fatica ottiene successo, fama e soldi. Un giovane che raggiunge traguardi impensabili, ma che poi fa una scelta davvero incomprensibile per il nostro modo di pensare. È un uomo vissuto circa 3 secoli fa e di cui molti in Europa non ne ricordano neanche il nome. Eppure ancora oggi, dall'altra parte dell'oceano, c'è gente che non solo se lo ricorda, ma che nutre addirittura un enorme affetto per lui. È un italiano, un toscano, un giovane nato nella bella città di Prato. Il suo nome è Domenico Zipoli. Pensi che a un ragazzo di 15-16 anni potrebbe importare qualcosa di un uomo di circa 3 secoli fa? Proprio oggi nel mondo degli iPhone, di internet, dei social networks. Sì, sì, dici bene. Questo è il mondo di iPhones, internet, socials. Ma è anche il mondo dove gli adolescenti, forse più che in ogni altro tempo, possono essere vittima di quel tritacarne che è il tempo frenetico della loro vita. Si va a scuola per 5-6 ore, per pranzo si ingurgita qualcosa con l'imbuto, poi si corre agli allenamenti e poi ci si deve incastrare in qualche modo i compiti. E tutto deve andare bene, devo dare il 100% perché altrimenti deludo il coach, perché deludo l'insegnante di danza, perché deludo il professore di strumento, per non parlare dei miei genitori nel caso prenda un brutto voto, per carità, e poi rischio di deludere la fidanzata che deve avere il ragazzo strafico e super. Mamma mia che stress, non ti pare? Beh sì, forse un po' di ragione ce l'hai, forse anche più di un po', ma questo che c'entra? C'entra nella misura in cui non c'è mai tempo per fermarsi a pensare al valore della vita e per quale proposito, quale sogno, quale ideale davvero buono io posso investirla questa vita. Perché con ritmi così stressanti la vita di un adolescente in pratica passa senza che lui abbia modo di metterci mano il più delle volte. Sì, e quindi? Beh, poniamo il caso che tu sia un giocatore di basket. Ale, io sono un giocatore di basket. Ecco, appunto. Allora, poniamo che tu nasca in una realtà dove fin da quando apri gli occhi sperimenti la fame, la difficoltà di mettere insieme il pranzo con la cena, la difficoltà di avere gli studi pagati come tutti gli altri ragazzi della tua età. La tua passione è il basket e ci giochi nell'unico posto dove ci puoi giocare, il campetto della parrocchia. E hai talento. Il parroco se ne accorge, invita degli esperti a valutarti, ti reputano in gamba, ti prendono in prova in una squadra, poi passi alle provinciali, poi alle regionali, poi entri in nazionale e via via in un cammino sfolgorante che ti porta a giocare perfino in NBA da famoso fuori classe. Magari, sarebbe favoloso. Ci credo.
Ma a questo punto, siccome durante i turni di palestra per gli allenamenti in NBA cominci a sentire, che ne so, i tuoi massaggiatori o i personal trainers che raccontano esperienze vissute come volontari per far fare sport e insegnare valori sani ai ragazzi di strada nei paesi del terzo mondo, per esempio in Africa, tu che fai? Di punto in bianco molli tutto. Successo, soldi, fama. Saluti tutti e te ne vai in Africa a fare il volontario in un istituto missionario ad insegnare lo sport e il senso di squadra a ragazzi in una struttura poverissima, in un luogo sperduto chissà dove, senza wifi, senza internet, senza nessuna delle comodità che abbiamo qua in Europa, e quindi anche senza aver modo di far vedere al mondo quello che stai facendo. Secondo te, i tuoi compagni di squadra, i tuoi amici e magari pure i tuoi genitori, che potrebbero pensare? Che sono uscito matto e che c'è bisogno di un ricovero forzato in psichiatria. Sì, esatto, andrebbe sicuramente così. Ma se quei racconti ti avessero veramente colpito, se per la prima volta in vita tua tu fossi riuscito finalmente a prenderti pochi preziosi attimi di riflessione, se tu ti fossi accorto che non è quel successo che avevi tanto desiderato e per il quale avevi tanto sudato a renderti felice, se ti fossi reso conto che insegnare il basket a bambini e adolescenti, africani o indios che siano, per dar loro spirito di stare insieme, imparare a ragionare e affrontare la vita con metodo ti piacesse tantissimo, che i sorrisi di quei ragazzi e lo sguardo con cui ti guardano sono qualcosa di impagabile, inimmaginabile. Se tu avessi scoperto che per te la vera felicità è proprio questa, che faresti? Bella domanda. Però sì, penso che di certo fare ciò che mi rende più felice. Oh, e qui ti volevo. Perché in Zipoli, guarda caso, troviamo la storia di una vita che, pressappoco, è andata davvero così.